Barone Vassallo, siamo al 16 dicembre 2023. Buonasera a tutti, sarà sicuramente balzato allo sguardo di tutti voi che ieri hanno bloccato nuovamente un mio video perché ho parlato di Kissinger. Kissinger, quello che ha detto relativamente ai sacri rimedi, a tutte queste cose qui, guai! Guai a dirlo! YouTube che è la piattaforma più meschina, più schifosa che esista, veramente. Io penso che uno dei punti principali che bisognerebbe assolutamente portare a termine è la distruzione di YouTube. YouTube è veramente una piattaforma di merda, una piattaforma fatta da disgraziati, delinquenti, persone che non vogliono la libertà di espressione, persone che stanno lì a controllare se una... Ma poi la cosa che mi dà terribilmente fastidio: se fosse una fake news, ma non è una fake news, quella che io ho riportato ieri, sta alla persona, alla mente, alla capacità delle persone discernere il fatto che era una fake news. Penso che ormai nell'era di internet, nell'era delle migliaia di informazioni che si possono avere, credo che nessuno sia così poverino di pensiero da non andare a ricontrollare determinate notizie se non fossero vere. No, invece abbiamo semplicemente quella censura di memoria savonarolesca che è veramente qualcosa di schifoso. Anzi, se non vogliamo parlare di Savonarola, parliamo della URSS, della Cina, parliamo delle peggiori nazioni con la peggiore democrazia, della peggiore non democrazia che esista. L'Italia veramente è diventata la culla della merda. L'Italia, la culla della merda. E allora, quando tu ti sforzi ad andare a cercare delle notizie vere, ti sforzi di andarle a controllare, ti sforzi di divulgarle, ti senti dire: no, quella è una notizia falsa, quella è una notizia che non va condivisa. Quello che ha detto quel morto non va condivisa perché va a urtare le regole della comunità di YouTube. Veramente una porcheria assoluta. Poi a questo punto tu pensi, no? Tu cerchi di sperare che le persone si sveglino, che le persone abbiano capito, che finalmente siano uscite da quella marea di cazzate dette, raccontate. Vai in giro e vedi persone col sacro feticcio, persone che si vanno a fare l'undicesima benedizione, vedi deficienti che ancora non hanno capito un cazzo. Leggevo ieri sera una chat in cui si diceva: ah, io che poi guardate che tra i peggiori ci sono anche quelli che non si sono benedetti, ci sono alcuni cretini stupidi, proprio teste di cazzo. Per esempio ieri vedevo la chat di persone che non si sono benedette, le quali dicevano: ah, ma io ho avuto il sacro raffreddore, ho avuto il sacro raffreddore, da quando ho avuto il sacro raffreddore non sono più lo stesso, la stessa, perché erano donne, scusate, quello che è giusto è giusto, da quando ho avuto il sacro raffreddore non sono più la stessa, ho mancanza di forza,
difficoltà a camminare. Ora, ma che cazzo state a dire? Ma che cazzo state a dire? Ma porca puttana, dopo 4 anni che hanno sbandierato ovunque i dati che dicevano che non c'era niente di più del solito stato influenzale di tutti gli anni, che può essere terribile come lo è stato nel 2011, nel 2013, nel 2017, e tanti anni anche prima. Ci sono ancora persone che dicono: chissà che cosa hanno fatto per avere questo terribile raffreddore, questo raffreddore mortale. Veramente, guardate, poi vedi in giro persone che vanno a fare spese enormi, carrelli, alberi di Natale, abbellimenti, come se non ci fosse nessun problema, come se tutto fosse come tanti anni fa, quindi un normale, tutti in viaggio, tutti a fare, senza pensare a quello che stanno mettendo in campo i vari signori dell'OMS, i vari Kissinger viventi, eccetera eccetera. Ma questa è purtroppo veramente la nostra triste realtà, la nostra triste assurda situazione. Veramente, guardate, io non so più che pensare. Sono arrabbiato, sono furibondo con questo schifoso social, con questo social di merda che è YouTube. Sono furibondo anche per il fatto che comunque dei social in cui ancora un pochino c'è la possibilità di parlare, come ad esempio Rumble, come ad esempio fondamentalmente io conosco Rumble, siano seguiti pochissimo, non hanno moltissima visibilità. Per esempio Rumble non ha moltissima visibilità, molte persone non riescono ad accedervi, forse lo hanno fatto anche apposta, il fatto di rendere difficile l'accesso, di rendere difficile l'iscrizione, di rendere difficile il trovarlo, anche perché i video caricati su Rumble sono difficili da trovare anche per chi li ha caricati. Quindi è logico che sia il solito programma che prevede di non poter divulgare la verità, non poter dire certe cose, non poter aver accesso a qualsiasi notizia, che poi dovrebbe essere ogni persona in grado di poter discernere se vera o se falsa. Ci prendono come imbecilli, ci comandano, ci bloccano, ci dicono quello che dobbiamo fare, e tutti continuano a andare allo stadio, andare a fare carrelli di spesa, a fare l'albero, a fare gli abbonamenti, a prenotare le vacanze. Ma ragazzi, ci vediamo domani.